autentico fiume umano quello che ha invaso le strade del comune di Saviano per la giornata finale della 38esima edizione del Carnevale. Un'esplosione di luci, di colori, di musica, di allegria che ha contagiato tutti i visitatori, 100.000 secondo gli organizzatori, che hanno ballato fino a tarda notte in quella che è diventata una vera e propria discoteca all'aperto, sui ritmi diffusi dai 12 carri realizzati dalle associazioni aderenti alla fondazione, enormi macchine da festa con movenze elettromeccaniche costruite con tecniche e materiali diversificati, cartapesta, gomma piume e polistirolo ed ispirati ai temi più svariati, l'attualità, la televisione, la satira politica e gli immancabili eroi dei cartoni animati. Ancora una volta il Carnevale Savianese ha presentato un programma partito il 17 gennaio, il giorno della festa di Sant'Antonio Abate, sviluppatosi in ben 12 giornate, ricco di eventi con sfilate in maschera, serate enogastronomiche, con il raduno degli artisti di strada, il Carnevale sotto le stelle con i DJ e vocalist savianesi, eventi sportivi e con la partecipazione delle scuole e delle parrocchie del territorio. Questo è un carnevale che si vive tutto l'anno, è un carnevale fatto di tante manifestazioni intermedie, è un carnevale che gode la forza delle strutture locali per le attività di balletti, diciamo abbiamo molte scuole di ballo, ma soprattutto i carri vengono costruiti in loco. Divertimento per i grandi ma anche per i più piccini nel corso di una serata che ha avuto come madrina l'ex GFina oggi soubrette Raffaella Fico, che ha salutato il pubblico dal palco Autorità, dove l'atmosfera, a dire il vero, non è stata poi così istituzionale. Questo spettacolo dimostra che anche nel mezzogiorno possono essere realizzate iniziative importanti e soprattutto che in Campania la cultura è forte, ha affermato il consigliere regionale Michele Schiano, è un messaggio di pace che parte dal Carnevale di Saviano e raggiunge tutta l'Italia. La manifestazione, che ha goduto anche del patrocinio della città metropolitana di Napoli, comincia a costituire un elemento di rilievo per lo sviluppo del territorio. Oggi i grandi giornali nazionali ci qualificano tra i 10 carnevali più importanti d'Italia. Saviano oggi conta, la domenica oggi, circa 250.000 presenze, prevalentemente dal basso Lazio, dalla bassa Puglia, Calabria. Una cosa importante, lo devo dire, è stata anche l'approvazione da parte del sindaco della PTCP, quindi la questione di natura urbanistica, erano ormai 15 anni e non si era riuscito ad approvare un piano urbano capace di dare praticamente quegli strumenti utili agli enti locali per pianificare quella che poteva essere poi la futura cittadella del Carnevale di Saviano, ma come per Nolo e per tanti altri. Nato nel 1979 da un'idea di Donato Allocca, quello di Saviano è un carnevale giovane rispetto ad altre tradizioni secolari, ma ha saputo rapidamente entrare nell'elite del Carnival Project, il network dei carnevali più importanti d'Europa, guidato dalla città di Valencia, che in Italia vede coinvolte realtà quali Venezia, Viareggio e Putignano. Il nostro carnevale è diventato internazionale e mi auguro che il mio vecchio sogno, che ha detto... Iovino, cioè della città del Carnevale, cose che ho proposto qualcosa come 25 anni fa, finalmente si possa realizzare. Non solo festa, maschere, balli e canti, ma... un attrattore per il nostro territorio, un punto di riferimento per la regione Campania. Fino ad oggi mi sembra che ci stiamo riuscendo, ci vogliamo migliorare sempre di più in qualità.